Si stima che il mercato del metaverso possa raggiungere i 400 miliardi di dollari entro il 2025, ma anzi che possa raggiungere addirittura i 5 trilioni entro il 2030. È risaputo di come molte aziende abbiano iniziato a investire pesantemente nel settore. Troviamo case videoludiche come Ubisoft, o veri e propri colossi come Microsoft e addirittura Facebook, che ha cambiato il suo nome in Meta. Ma in tutto questo forse una cosa non è chiara. Ma sto metaverso, che minchia è? Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Salve a tutti carissimi investitori, oggi siamo al Video Game Lab Rome, negli studios di Cinecittà, in questa giornata interamente dedicata al metaverso. Ovviamente vi chiedo di lasciare un like e un commento se il video e l'idea vi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video del genere. Per iniziare questo incredibile viaggio mi sono subito messo alla ricerca del metaverso. Ma dov'è il metaverso? Qui? Boh, secondo te sta qui dentro. Qualcuno sa dov'è il metaverso? Ma voi sapete dov'è il metaverso? È dentro di noi. In fondo a destra. Il metaverso è in fondo a destra. E così ci sono andato in fondo a destra e ho incontrato Simone Arcagni, giornalista della RAI e professore specializzato in nuovi media e cultura. Scusami, ma io sto cercando il metaverso, ma tu mi sapresti dire dov'è? Il metaverso dov'è? Il metaverso in questo momento è in qualche piattaforma che si trova online, quindi sono Fortnite, The Sandbox, The Nemesis, il metaverso italiano, e poi ci sono dei metaversi che si possono raggiungere con il caschetto della realtà virtuale, come VRChat, che è stato tra l'altro protagonista di un documentario anche ben acclamato all'ultima mostra del cinema di Venezia. Poi ci sono dei metaversi misti, ibridi, olografici si dice, Microsoft HoloLens, Magic Leap di Google, eccetera. Siamo circondati dai metaversi. Ma sto metaverso che cos'è? A mio parere il metaverso è un ambiente artificiale, immersivo, interattivo, partecipato e condiviso. Sacco di roba praticamente. Cioè un ambiente informatico in cui io ricevo informazioni e svolgo tutte le funzioni che normalmente svolgo sul computer, col computer connesso, con internet, con il web, eccetera, lo svolgo in un ambiente. Cioè sono in un ambiente, mi muovo, faccio delle cose, posso guardare, posso muovere la testa, come nei videogiochi e via dicendo, e lo posso fare con altre persone che sono connesse in contemporanea e posso condividere con loro le mie esperienze, i miei dati, le mie informazioni, i miei file, eccetera. Quindi tutte le funzioni del computer, di internet e dei social in un ambiente in cui sono immerso. Ce n'è davvero bisogno, secondo te? Questa cosa si può fermare o è il progresso? Bisogno c'è soltanto mangiare e bere per sopravvivere, se dobbiamo essere allineati sulla natura. Avere bisogno è una categoria dello spirito davvero difficile da sondare. Abbiamo bisogno dell'arte? Secondo me sì, per molti no, perché la basica è mangiare e sopravvivere. Di che cosa abbiamo bisogno? Essendo degli esseri pensanti, ma anche desideranti, quindi emozionali, abbiamo bisogno di conoscere il mondo sia da un punto di vista cognitivo che da un punto di vista emozionale. Il metaverso è un altro degli strumenti che abbiamo utilizzato fin da quando abbiamo dipinto le caverne per conoscere il mondo, per farlo nostro, per familiarizzarci, per sconfiggere la paura, poi fondamentalmente per sconfiggere la paura della morte. Quindi la domanda se ne abbiamo bisogno è il nostro modo, il modo contemporaneo per ritornare a guardare il mondo e a guardare noi stessi nel mondo. Che sia il modo migliore, questo non lo so dire, molto probabilmente non esiste un modo migliore, esiste un modo per ogni epoca. Fermarlo, boh, non lo so, è importante, è significativo. Ho paura che spesso noi parliamo della tecnologia un po' come quando si parla dei film di fantascienza degli anni 40-50. Oddio, è arrivato l'UFO, il disco volante, è arrivato da lontano, ci vuole o mangiare o assoggettare o uccidere. Questa idea di combatterla, a mio parere, è molto più interessante l'idea di educarla, cioè di farla nostra, di trovare degli obiettivi che siano veri per questo nostro modo di conoscere il mondo. Per me un obiettivo vero è la felicità, per esempio. La tecnologia da questo punto di vista esprime soltanto me come individuo e me come essere sociale, come sto nel mondo e come decido di governare il mio stare nel mondo. Parole sagge
di un uomo molto saggio. Che consigli darebbe magari a giovani? Lei consiglia magari di interessarsi anche a questo? Sì, allora io c'è un libro che ho sempre molto amato, di Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff è uno dei più grandi teorici della cultura digitale. Scrisse un libro quasi 20 anni fa che aveva un titolo folgorante, si chiamava Programma o sarai programmato. Ecco, io seguo questa linea qua. Insisti sulle tecnologie, interrogale, falle tue prima che loro ti in qualche modo asserviscano ad altri fini. Quindi quello che io dico ai ragazzi è sperimentatele, provate a entrare dentro. Vi dicono che bisogna per forza fare così dentro un social o dentro il metaverso, e voi fate un'altra cosa. Provate a entrare dentro il metaverso, magari i metaversi open, free come Mozilla. Provate a entrare, fate delle cose al di fuori di quello che vi dicono che bisogna fare. Allora, questo è un approccio positivo alla tecnologia. Provare, tastare, sperimentare, buttare, rifare, hackerare, queste sono le parole chiave. Se saprete fare questo, secondo me avrete in mano un grande potere. Ringraziamo il professor Arcagni per le sue perle di saggezza e passiamo a Matteo Favarelli di Another Reality, esperto di metaverso e videogiochi. Cioè, mi spieghi perché uno dovrebbe magari spendere dei soldi per avere dei vestiti finti? Perché siamo dei pazzi. Allora, tanto per iniziare puoi vedere che parlo di moda, che sono vestito benissimo. Allora, il concetto dietro questo universo è ovviamente che la nostra rappresentazione virtuale all'interno dei giochi dove noi passiamo la maggior parte del nostro tempo libero, vogliamo sempre più che ci rappresenti in una maniera specifica. E quindi l'acquistare un vestito o una skin è una cosa che iniziamo a fare piano piano tutti. Ci sono quelli che non possono permetterselo, poi... Dei voraci, ovviamente. Voi mette quando è vestito nella mappa del gioco, vestito da barbone. O vestito come tutti gli altri, cioè che banale, che noia. Che schifo. Però ecco, diciamo che tutta l'universo di vestiti, di skin nei videogiochi, che sia League of Legends, che sia Fortnite, che sia Roblox, che sia qualsiasi cosa vi viene in mente, è ovviamente un universo che oggi se ne sono accorti anche i brand. Oh mio Dio, nei videogiochi posso vendere gli stessi vestiti che faccio nella realtà ma virtuali, però basta cliccare per duplicarli, non devo più produrli. Wow, che nuovo mercato che è nato. E quindi anche i brand ora stanno spingendo su questa cosa, quindi è molto affascinante, perché già prima c'erano le skin bellissime, fantastiche, fatte dagli sviluppatori e dai pazzi psicopatici dietro i videogiochi. Oggi ci sono anche i brand di moda che si stanno approcciando a questo mondo. Puoi farci dei nomi? Oddio, Prada, Gucci, Louis Vuitton, Armani, tutti stanno entrando dentro sta roba. E chi è il target essenzialmente? Pazzi che sono pieni di soldi da buttare? No, non necessariamente. Considera che comunque i contenuti non sono robe milionarie. Oddio, ci sono dei casi di skin che costano migliaia e migliaia di euro, ma sono dei casi rari. Mediamente stiamo parlando di pochi euro di spesa. Ciò che è interessante è la scalabilità, perché se tu pensi che puoi vendere un oggetto 3D a un euro, ma lo vendi magari ai 54 milioni di utenti di Roblox, i numeri sono importanti. Ci sono anche dei giovanissimi che stanno facendo un sacco di soldi vendendo questi contenuti. Tu vuoi mettere, se tu potessi avere delle scarpe con le fiamme dietro, che ogni passo che fai un'esplosione sotto di te nella realtà? Io lo farei. Figata, cazzo. Per un euro? Ti rido subito. Porca puttana, sì, poi magari nella vita reale vai vestito in infradito, però. Vabbè, ma quello è un altro paio di maniche. La vita reale ormai è vecchia. Secondo te come si va a integrare tutto questo mondo della moda anche nel campo blockchain, NFT, cripto? È un altro stratagemma per rubare soldi essenzialmente, o c'è qualcosa di... Allora, la risposta è no, non è uno stratagemma e sicuramente funziona. Oggi è stato utilizzato come speculazione finanziaria, quindi è stato un caos. Quindi oggi c'è un sacco di disinformazione, si è marciato come sempre si fa con speculazione finanziaria. In realtà c'è un vantaggio enorme che portano queste tecnologie su concetti vecchi. Nel mondo dei videogiochi abbiamo sempre avuto problemi dove è sempre stata messa in croce la tematica del poter rivendere contenuti, che magari io gioco 2 mesi, ottengo un contenuto unico, che può essere un anello, un oggetto, un cappellino, qualsiasi cosa. È sempre stato messo in croce il fatto del no, non puoi rivenderlo perché su eBay poi c'è chi fa scam, chi ti frega, tu magari paghi qualcuno, questo non ti manda l'oggetto. Oggi però con le NFT e la blockchain io vengo abilitato a gestire i miei asset nel mio wallet e rivenderli in maniera diretta. Quindi secondo me stiamo finalmente sdoganando un concetto che era ora che arrivasse, e ci sarà del vero e proprio valore inizialmente nel mondo dei videogiochi per poi arrivare al metaverso, se mai arriverà veramente il metaverso. Speriamo di sì, ma va a capire. Diciamo che dobbiamo ancora finire di togliere gli speculatori e lasciare effettivamente il vero valore aggiunto portato da queste tecnologie. E parlando di tecnologie avanzatissime, abbiamo parlato con Francesco Abbo, sono Head of Software di WeArt, un'azienda di Milano che sviluppa appunto questo dispositivo aptico. Aptico per gli ignoranti. Aptico è quella frontiera tecnologica, diciamo,
che cerca di riprodurre la sensazione tattile attraverso dispositivi indossabili come può essere il Test Dive. Questo dispositivo è in grado di trasmettere tre sensazioni tattili e generalmente la temperatura, quindi caldo freddo, le vibrazioni come le texture, quindi la superficie e il materiale che può essere liscio, ruvido e quant'altro, e anche la forza, cioè capire se un oggetto è morbido, duro e se effettivamente stiamo esercitando una pressione. Una cosa seria, insomma. Sì. Ma in che campo si può usare, secondo te, questa roba? Allora, dato che il dispositivo è da un annetto sul mercato, i casi di utilizzo e i settori su cui viene impiegato sono principalmente business in aziende che lavorano sul training industriale, quindi io devo simulare una serie di procedure e questo mi può aiutare per allenare o istruire un operatore a utilizzare il dispositivo. Altri scenari sono training chirurgico, quindi un medico che deve simulare operazioni. Poi dopo c'è tutto ancora un campo che dobbiamo esplorare, che è legato ai videogiochi, alle esperienze ludiche ed intrattenimento. Senti un po', ma tutto questo accrocco, no? Ma quanto costa? Chiaramente un dispositivo che ad oggi ha un costo che si aggira intorno ai 4.500 euro. Ah, faccio rocaz, 4.500 euro. Noi questi soldi non li teniamo, ma abbiamo lo stesso avuto la fortuna di provarlo. Faccio indossare il device che si chiama Touch Diver. In quanto dell'infinito. 3, 2, 1. E ok, sei operativo. Il dispositivo è in grado di trasmettere tre sensazioni tattili principalmente, quindi la forza. In questo momento tu stai afferrando una pallina, quindi senti quanto è dura e la pressione che stai esercitando. Puoi sentire anche la temperatura. Adesso ti farò sentire, insomma, cosa si prova a mettere la mano sul fuoco. Oddio, sento il caldo. Esatto, sì. Tocca anche l'altro pulsantone. Analogamente a quello che sentivo prima, ora sentite. No, è freddo. Sento il marmo quasi. È fresco. È fresco e poi dovresti sentire anche una sorta di vibrazione che simula un po' le venature. Ti sposti dalla parte opposta, dovresti sentire invece un materiale tipo pelle, una rugosità maggiore. Sì, che figata. Adesso c'è, in questa dimostrazione c'è un easter egg, infatti... Sta nevicando. Come puoi vedere sta nevicando e dovresti riuscire a sentire anche il freddo, diciamo. Sento, sì sì, è freddo, cioè sento il freddo nelle dita. E affascinati dalla magia della neve nel metaverso, abbiamo subito capito che questa cosa potrebbe avere mercato. Quindi abbiamo chiesto a Gianluca Comandini. Ma cioè, ma se uno volesse guadagnare, lo diciamo, esordi. Come si fa a fare i soldi con questo metaverso? Beh, diciamo che già oggi stiamo assistendo ai ragazzi, per lo più generazione Z, che un anno fa hanno comprato a 10-15 dollari land virtuali e oggi le hanno rivendute a 10-15 mila dollari. Però sicuramente questa è una prima fase di monetizzazione. Tutto quello che oggi un po' i processi, i meccanismi di monetizzazione che abbiamo a livello commerciale nel mondo reale si adatteranno al metaverso. Il divano su cui siamo seduti nel metaverso, quando questa intervista sarà nel metaverso, dovremo avere un divano di pelle bello nel metaverso. Qualcuno avrà disegnato quel divano e percepirà una percentuale. Qualcun altro lo avrà venduto e percepirà un'altra percentuale. Qualcun altro lo avrà comprato e lo starà mettendo a disposizione per quell'intervista in quel luogo virtuale, percepirà un'altra percentuale. Un po' quello che oggi accade con gli NFT, anche però all'ennesima potenza, perché avrai un utilizzo di quegli asset, o di quello che indossi, o della macchina che guidi, o di tante opportunità, experience e servizi, non solo prodotti di design, di cui usufruirai all'interno del metaverso e di cui istantaneamente, grazie alla blockchain, ogni singola fetta, ogni singola percentuale di guadagno andrà a chi magari un anno prima o 10 anni prima l'aveva disegnato, l'aveva creato e introdotto per primo nel metaverso. Il succo, carissimi investitori, è costruite divani. Esattamente, belli su cui possiamo stare comodi io e Mick. Prima di salutarci però, vogliamo condividere l'ultimo utilizzo sul metaverso. Quello che forse è il più bello di tutti. Unitel Masapienza, laboratorio di realtà virtuale, e IRCCS Fondazione Santa Lucia. Io sono Gaetano Thieri, ricercatore in PhD in neuroscienze cognitive e sociali. Stiamo facendo delle dimostrazioni pratiche con i visori di realtà virtuale. Quella che si vede alle nostre spalle è un'esperienza di training per l'utilizzo dell'elettrocardiogramma. Quindi diciamo che i nostri giovani futuri infermieri possono provare ad addestrarsi con la realtà virtuale. Ovviamente questa è soltanto una dimostrazione pratica che abbiamo fatto, versione cartoon, quindi per rendere un po' appealing questa esperienza per i più piccoli. Tuttavia questo è un progetto che stiamo facendo in collaborazione con i Bambini Gesù, ma anche con altri istituti, quindi utilizziamo la realtà virtuale come training per fare addestramento, in questo caso per l'utilizzo di un device medico. Più che altro utilizziamo la realtà virtuale come strumento per fare ricerca in neuroscienze cognitive e sociali, quindi facciamo sia della ricerca di base per andare a vedere come funziona il nostro corpo, il nostro cervello, sia utilizzare la realtà virtuale per fare applicativi sulle neuroriabilitazioni, sia cognitive che motorie.
Carissimi investitori, spero che questo video abbia portato un po' di chiarezza nei vostri cuori. Lasciate un commento dove ci dite che cosa ne pensate del metaverso, vi piace, non vi piace, ci investireste? Lasciate un like, iscrivetevi e guardate i prossimi video. Le dis... Dis che cosa? Le dis vos armes.